benvenuti a questo nuovo video tutorial dedicato all'utilizzo degli animated mat, ossia dei mascherini animati. Il mascherino altro non è che una clip che contiene un canale alfa, ossia un canale le cui informazioni sono dedicate alla trasparenza. Sappiamo che le informazioni dei colori sono contenute generalmente nei tre canali RGB, ossia rosso, verde e blu. Inoltre un'immagine può contenere anche un altro quarto canale invisibile, denominato appunto canale alfa, che contiene tutte le informazioni relative alla trasparenza. Entriamo subito nel vivo del nostro tutorial e inseriamo all'interno della timeline sulla traccia V1 una clip video. A questo punto importiamo all'interno del progetto una clip, appunto un mascherino. Nella mia collezione effetti ho creato alcune librerie contenenti mascherini divisi per animated matte verticali e orizzontali. In questo caso sono tutte strisce animate. Prendiamone uno, questo composto da 4 strisce, e inseriamolo nella timeline della nostra sequenza sulla traccia V2. Eliminiamo la traccia audio e mandiamo in play per vedere cosa è accaduto senza apportare alcuna modifica al progetto. Come vedete, il mascherino contiene delle strisce animate. Se togliamo la clip sottostante, vediamo che il mascherino è composto da aree nere e bianche, dove le aree bianche del mascherino sono opache nella clip sovrapposta, mentre le aree nere sono quelle trasparenti e quindi vengono sostituite dalla clip sottostante. E se presenti all'interno del mascherino delle aree grigie, queste sono praticamente delle aree parzialmente trasparenti. Andiamo ora ad inserire nella nostra clip, nella traccia V1, l'effetto Track Matte Key, che troviamo nel contenitore Keying. L'effetto Track Matte Key fa in modo che una clip, denominata clip di sfondo, sia rivelata attraverso un'altra clip, denominata clip sovrapposta. In questo caso abbiamo solo la clip di sfondo, utilizzando come secondo o terzo file appunto un mascherino per creare delle aree trasparenti nella clip sovrapposta. Analizziamo da più vicino l'effetto Track Matte Key. Vediamo che la prima voce è dedicata al matte, ossia al mascherino, quindi dove possiamo indicare la traccia in cui andare ad agire sul mascherino, in questo caso video 2. Dopodiché troviamo la voce dedicata al composite using, ossia il mascherino alfa o luminance, ossia se agire sul canale alfa oppure sulla luminanza. La luminanza sappiamo che indica l'intensità luminosa riflessa da una superficie, in questo caso stiamo lavorando sul canale alfa. In più sul finale troviamo la voce dedicata al reverse, ossia se invertire appunto il canale del mascherino. Vediamo ora cosa è accaduto alla nostra clip dopo aver aggiunto l'effetto Track Matte Key. Come vedete, le strisce, le aree bianche sono state sovrapposte dalla clip su V1, mentre le aree nere, che erano quelle dedicate alla trasparenza, sono rimaste nere, in quanto non abbiamo una seconda clip che va a sostituire queste aree. Chiaramente l'effetto Track Matte Key richiede almeno una clip più il mascherino, e ognuna collocata sulla propria traccia. Nei mascherini che ho creato per la mia collezione è indicato un marcatore che indica la fine dell'animazione iniziale del mascherino e il punto d'inizio dell'animazione in uscita. Come vedete, tagliando appunto nel punto centrale, ecco che abbiamo creato un effetto di transizione in entrata e uno in uscita. Se clicchiamo su reverse, chiaramente l'immagine andrà a sostituire le parti nere. Un movimento all'interno del mascherino è chiamato traveling mat o moving mat. Quando il mascherino è costituito da un filmato in movimento, oppure da una silhouette, o da un'immagine fissa, o come in questo caso da
da un'immagine, delle forme animate. È arrivato il momento di vedere cosa accade se inseriamo all'interno della sequenza una seconda clip video, in modo che anche le parti nere vengano sostituite da un video. Spostiamo il mascherino sulla traccia V3 e quindi cambiamo le impostazioni dell'effetto Track Matte Key in V1, inserendo appunto V3, inseriamo una nuova traccia video su V2 e inseriamo all'interno di essa l'effetto Track Matte Key. Ora che l'effetto è inserito, inseriamo video 3 nella voce matte e, come vediamo, la traccia V2 ha preso lo stesso posto della traccia V1. Quindi, per far sì che vada a riempire le bande nere, dobbiamo invertire l'effetto. Andiamo in play ed ecco che le due tracce video si sovrappongono utilizzando il mascherino sulla traccia V3. Per far sì che la traccia V2 sia ancora visibile dopo l'effetto applicato tramite il mascherino, dobbiamo o eliminare l'effetto mascherino o semplicemente invertire il canale affinché la traccia V2 sia visibile. Il meccanismo, come avete potuto vedere, è abbastanza semplice e con un po' di fantasia e inventiva si possono creare anche qui effetti molto interessanti. Andiamo a prendere altri mascherini dalla mia libreria Vertical Animated Matte, per esempio tramite le 8 strisce, 8 stripes. Andiamo a vedere cosa accade utilizzando questo mascherino. Questo mascherino si adatta bene sicuramente ad un video musicale, ma se adesso rimettiamo visibile la traccia V2, vediamo che appunto il video va a sostituire le strisce bianche animate. Se invertiamo l'effetto, chiaramente otterremo il risultato opposto e quindi il video andrà a sostituire la parte nera del mascherino, mentre le strisce bianche diventeranno trasparenti e saranno visibilmente nere. Eliminiamo questo mascherino, andiamo a importare un altro mascherino tra gli Horizontal Animated Matte. In questo caso prendiamo un mascherino orizzontale con 5 strisce e inseriamolo all'interno della nostra sequenza. In questo caso fanno comparsa delle strisce da sinistra verso destra . Chiaramente dobbiamo invertire l'effetto, quindi portarlo alla sua situazione originale per far sì che dal nero le strisce facciano la comparsa nel video per poi scomparire. Eliminiamo la parte di V2 dopo il mascherino ed ora inseriamo un nuovo mascherino, in questo caso con 8 strisce orizzontali, sempre su V3, e come vedete, attraverso l'utilizzo di diversi mascherini possiamo ottenere veramente tanti tanti effetti. Questa collezione ci sono tantissimi mascherini orizzontali e verticali per creare effetti molto interessanti, giocando anche sulle trasparenze. In questo caso, passando da tonalità da nero a bianco attraverso tonalità di grigio, otteniamo anche degli effetti di trasparenza. Importiamo ancora un altro mascherino. Posizioniamo la traccia video sotto ed ecco che fa comparsa. E anche qui abbiamo segnato attraverso un marcatore il punto di stacco per far sì che le strisce poi
vadano via e lo schermo diventi tutto nero. Se vogliamo sempre sostituire alle strisce nere un video, copiamoci una clip sulla traccia sottostante, spostiamo le clip più in basso ed ecco che, modificando i parametri del mascherino dell'effetto Track Matte Key, anche qui otteniamo dei metodi di fusione tra le due clip video, in entrata e in uscita. Spero che questo video tutorial sia stato di vostro gradimento. Potete trovare nelle collezioni che ho pubblicato, Effect Collection 1 ed Effect Collection 2, appunto molti mascherini sia orizzontali che verticali che potete utilizzare liberamente per creare effetti molto interessanti ed incisivi. Non dimenticate di sottoscrivere il canale per restare aggiornati sulla pubblicazione degli ultimi video tutorial. Grazie e arrivederci.